Allora, questa è un'introduzione, non dovete iniziare a interpretare perché vi darò qualche parola che magari potrebbe esservi utile. Avete già visto, vabbè, diabete, obesità, queste penso che le sappiate. Parlerò di glicemia, insulina, glucosio, indice glicemico e anche di indice di massa corporea, che in italiano è IMC e in inglese è BMI, Body Mass Index, e poi credo basta, il resto penso che lo sappiate. Quindi se siete pronti, comincerei. Signore e signori, buongiorno. Dal titolo del mio discorso avrete già capito di cosa si parlerà. Il titolo è Diabete e obesità, flagello del terzo millennio. Per capire bene perché ho definito queste due malattie come un flagello del terzo millennio, sono necessarie alcune spiegazioni. Innanzitutto partiamo dal diabete. Il diabete è una malattia che porta all'innalzamento dei livelli di glicemia nel sangue, in poche parole degli zuccheri naturalmente presenti in esso. E può essere di due tipi. Il diabete di tipo 1 è di origine autoimmune e in genere si manifesta dalla nascita o agli inizi dell'adolescenza. In pratica, le cellule, che vengono prodotte dal vostro pancreas vengono distrutte perché i vostri anticorpi le riconoscono come non appartenenti al vostro sistema immunitario e sono proprio queste cellule che sono necessarie a produrre l'insulina. L'insulina è il principale ormone responsabile del controllo dei livelli di glucosio. Il diabete di tipo 2 è più frequente invece in età matura, è caratterizzato da un duplice difetto, il deficit nella produzione di insulina oppure l'inefficacia dell'insulina prodotta. Ciò vuol dire che l'insulina che viene prodotta dal vostro corpo non agisce in maniera efficiente. Si parla in questo ultimo caso di insulinoresistenza. Il trattamento per questi due tipi di diabete è molto simile. Si ricorre ad una dieta a ridotto indice glicemico e per i pazienti affetti da diabete 2 questo è più che sufficiente per tenere sotto controllo i livelli di glucosio nel sangue, mentre per il diabete di tipo 1 è necessaria l'iniezione di insulina. Le dosi in questo caso variano in base al cibo ingerito, a fattori esterni come ad esempio lo stress o l'attività fisica che possono far innalzare la glicemia. Per questo risulta molto difficile dosarla proprio per come il nostro corpo metabolizza i cibi o anche per come risponde a fattori esterni. Il problema è che il numero di pazienti diabetici purtroppo è in rapido aumento. Se ne contano circa 3 milioni in Italia, cioè il 4,9% della popolazione. Nel mondo i diabetici sono circa 285 milioni, stando ai dati del 2010, e si prevede che nel 2030 si raggiungeranno i 438 milioni, pari ad un aumento di 21.000 casi al giorno. Il legame tra diabete e obesità è particolarmente evidente nel diabete di tipo 2. Infatti, le persone obese, come tutte le persone che hanno un'alimentazione scorretta o praticano poca attività fisica, sono più soggette a sviluppare il diabete. Il diabete, innanzitutto è difficile da diagnosticare e una volta diagnosticato la cura, come ho già spiegato, non è così facile e scontata. Per quanto riguarda l'obesità, si tratta di una sindrome caratterizzata da un eccessivo accumulo di grasso a livello del corpo. E si parla di obesità quando l'indice di massa corporea o IMC è superiore a 30 kg per metro quadro. Vi ricordo che l'IMC si calcola mettendo a confronto il peso e l'altezza e che i valori nella norma si situano tra 18 e 25, sempre chili per metro quadro.
I soggetti obesi in genere sono persone che praticano una dieta alimentare scorretta, che fanno poca attività fisica e hanno un difficile approccio psicologico con il cibo. Si tratta infatti di una vera e propria dipendenza dal cibo. Secondo recenti statistiche, gli obesi nel mondo sono circa 600 milioni. È evidente quindi come diabete e obesità siano il flagello della società moderna, una società ricca e industrializzata. Infatti, proprio per la facilità di accesso al cibo e per la presenza sul mercato di prodotti sempre più zuccherati e grassi, abilmente promossi dai marchi più noti, siamo più soggetti a prendere peso e a sviluppare queste malattie. Inoltre, si può parlare di flagello in questo caso per l'elevato tasso di mortalità legato a queste due patologie. Più di 20.000 sono i decessi dovuti al diabete, mentre per quanto riguarda l'obesità, determinare il tasso di mortalità legato a questa sindrome è più difficile. In effetti, sono varie le cause che portano alla morte nei pazienti obesi. Nell'obesità si registra un elevato rischio di problemi cardiovascolari, per cui ci sono maggiori possibilità di avere un ictus o un infarto e si è più a rischio di sviluppare alcuni tipi di tumore. Tuttavia, si può affermare che i decessi legati all'obesità siano raddoppiati negli ultimi anni. E il bello, se davvero si può dire così, è che queste malattie si possono prevenire con una dieta sana come quella che ci consigliano tutti i medici, cioè mangiare più frutta e verdura, ridurre gli zuccheri, i grassi, il consumo di carne, specialmente carne rossa e via dicendo, praticando attività fisica. È stato dimostrato da alcuni studi che bastano anche 30 minuti al giorno, anche una leggera attività fisica, ad esempio una passeggiata, e questo già avrà un importante effetto sulla vostra salute. Nei casi più estremi si può ricorrere anche alla chirurgia bariatrica, che è la chirurgia che viene effettuata sulle persone obese. Spesso si fanno degli interventi di resezione gastrica, cioè in cui viene ridotta la dimensione dello stomaco, così che queste persone saranno portate a mangiare meno, ma questi sono solo delle soluzioni estreme proprio nei casi più gravi. In conclusione, quindi, cosa possiamo fare? Innanzitutto sarebbe interessante adoperarsi per delle campagne di sensibilizzazione, non solo far conoscere di più alle persone le problematiche legate al diabete e all'obesità, ma anche cercare di far capire, soprattutto alle persone obese, che si tratta di una vera e propria malattia e che come tale questa va curata e combattuta in qualche modo. E poi bisogna agire dal punto di vista alimentare. Cercare di promuovere sempre di più cibi meno zuccherati e meno grassi, cercare anche di fare pressione su quei marchi, quelle società che ci propongono incessantemente questi alimenti che assolutamente non fanno bene alla nostra salute, che si sia normopeso o che si sia in sovrappeso. E poi, come ho già detto, bisogna praticare attività fisica, basta poco per prevenire queste due malattie e per evitare che diventino sempre più un problema per la nostra società e che continuino a incidere così pesantemente sul bilancio sia dei decessi ma anche sul bilancio vero e proprio di uno Stato, perché i costi per curare le persone affette da diabete e per curare gli obesi sono veramente ingenti. Quindi muoviamoci tutti per fare qualcosa. Grazie. Non ho idea. Non ho fermato.